A San Mango sul Calore è tutto pronto per la stessa cavalcata di Sant'Anna. Nonostante la frana che si è riversata sulla Fantina, la manifestazione si tiene come sempre con grande calore. Vedete il cuore della gente che ha già riempito la piazza e siamo ancora alle prime luci del mattino. Ovviamente la cavalcata tra pochissimo si snoderà tra le strade principali del paese, coinvolgendo tutte le contrade. Intanto si stanno riscaldando i motori, i ballerini, grazie alla paranza del Lione, che ormai è un mito per quanto riguarda questi eventi. Insomma, dai ritmo a tutte le manifestazioni che si svolgono nella nostra provincia. Allora, buongiorno a tutti. Sì, sono già il quarto anno che veniamo a questa bella festa, la cavalcata, però noi veniamo, oltre a portare la nostra tradizione, però abbiamo preparato un canto proprio di Sant'Anna che le canteremo dopo nella chiesa giù al fiume. Allora signora, insomma, una bella festa quella, sì, di Sant'Anna, bellissima. Un appuntamento da non perdere. Sì, sì, è bellissima, è una cosa antica, è bellissima. Per voi che significa questa festa, signora? Significa tutto, tutto per noi. C'è anche la protettrice, sì, delle pastorie. Sì, 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 anche questo, sì. Voi siete di San Mango, voi invece di dove siete? Io sono nata a San Mango, ma sono a Prato, Firenze. Ah, brava. Sono 45 anni che sto lassù. Con il maritino. No, mio maritino. Ah, chiedo scusa, ho fatto uno scambio di coppia. No, d'altronde lei non mi conosce. Sì, sì. No, io siete venuti appositamente per la... C'ho i genitori e vengo tutti gli anni. Ah. Tutti gli anni vengo giù. Qual è la cosa che l'attrae di più in questa festa? La cosa che mi attrae di più, perché ho tanti ricordi di quando ero ragazza che stavo qua. Tutte le nostre amicizie, che purtroppo tanti non ci sono più, e nello stesso tempo si rivive il passato, certo, il nostro passato. Ha coinvolto anche il maritino. Anche lui di San Mango. Sì, sì, siamo tutti e due di San Mango. E a Prato che ci fate? Sono 60 anni e sono in Prato. Però non mancate alla festa, sì, di Sant'Anna. Sì, sì, sì. No. San Teodoro, che è bellissimo. Anche San Teodoro. Sono due feste che ci toccano il cuore, a noi sammanghesi. Intanto sentiamo i canti della paranza del Lione. Signora presente in prima linea. San Mango sul Calore. Presente, dico, anche questa mattina. Facciamo la festa di Sant'Anna, dei cavalli. Si volte nei convetti. Voi ci tenete molto a ma festa. Io ci tengo troppo. Io mi chiamo Anna Boccuzzi. Auguri allora. Grazie. San Mango sul Calore. Insomma, per lei rappresenta davvero un miracolo. Sì, sì. Io ci tengo proprio per Sant'Anna. Ma come mai? Qual è la cosa che più la spinge a partecipare? Che mi porta questa Sant'Anna, che già tengo troppo io. E già tengo troppo. Va bene, grazie. Come vedete, la gente del posto addirittura si commuove quando parla di questa manifestazione di Sant'Anna. Aspettiamo le altre canzoni della paranza di Olione, particolarmente attrezzato questa mattina, devo dire. Sì, sì, avessi le belle signorine. Belle signorine, complimenti. Guarda, dove... quell'altra, hai sentito, sì, come, sì, canta, sì, quella? Sì, 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 sono tutte stupende. Ma facciamo la canzone di Sant'Anna, hanno detto gli organizzatori di farla già pure qua. In esclusiva allora per Telenostra, vai. Va bene, poi ci andiamo. Siamo pronti, voglio qua.
La voce di Giovanni Saviello con La Paranza, Ro Leone. Avete sentito un emozionante brano dedicato alla protettrice delle partorienti. Intanto ci siamo perché si stanno preparando i fucilieri, anche i musici, tra poco scenderanno in campo in piazza i cavalieri, vediamo anche le bandiere e i gonfaloni, tra pochissimo esploderà nel vivo la festa di Sant'Anna. Ciao. Sindaco Gennaro Uva, complimenti, perché nonostante la frana c'è tanta gente. Sì, siamo riusciti a dare delle comunicazioni giuste e pare che la gente... Tutte le strade portano a Sant'Anna. Tutte le strade portano a Sant'Anna, ma qua c'è una tradizione molto forte, quindi i paesi vicini vengono sempre, quindi ci tengono come noi a questa festa, è molto, molto sentita. Sì, tra l'altro sindaco, spieghiamo bene a quei pochi che non lo sapessero, intanto se si mette pure il cappello in testa così siamo proprio al completo in grande uniforme, che anche l'amministrazione cavalcherà stamattina. Sì, sì, noi, il sindaco e la giunta comunale sta davanti al corteo come tradizione. Sì. E poi tutti ci sono i cavalieri del posto e anche qualcuno dei paesi vicini, e quest'anno sono parecchie donne peraltro, quindi è una cosa molto bella. Come mai che si tinge di rosa? Quest'anno casualmente sono più donne che uomini, quindi è molto più bella ancora, anche perché Sant'Anna è la protettrice delle partorienti e quindi... Spieghiamo poi perché per il futuro che... no, spieghiamo poi perché il triplo giro nella chiesa di San Vincenzo, che è il momento clou della... No, il momento clou è a Sant'Anna. A Sant'Anna, la chiesa di Sant'Anna, facciamo tre giri attorno alla chiesa e lanciamo i confetti nella chiesa. Là è il momento più bello della cavalcata, più... Con le poi donne che raccolgono i confetti. Il confetto, che questo confetto si dice che porti fertilità. Di fertilità, sì. E salute. Molta salute e fertilità soprattutto.
Ecco, voi siete venuti in bici per vedere la manifestazione a San Mango. Sì, siamo venuti in bici per vedere questa manifestazione la prima volta. Siamo venuti da non tanto lontano, Grotta Minarda. Ah, vabbè, insomma, ci avete messo un po' di tempo, credo. Sì. Qualche chilometro. Sì, abbiamo fatto. Avete superato indenni anche l'Ofantina, visto che c'era la Francia. Sì, siamo, sì, è andato bene il percorso. Intanto, come primo colpo d'occhio, come la vede questa manifestazione? Bello, il primo tratto, la prima cosa, insomma, questo che hanno fatto, molto bello. Ovviamente aspettiamo i cavalli. Aspettiamo i cavalli, sì. E poi i confetti. E poi i confetti. Lei è venuta anche per un confetto? Certo. Sa che porta fertilità, salute alle donne. Sì, va bene. Ben venga, insomma, ben venga. Più o meno. Niente, non siamo molto pratici della manifestazione, è la prima volta, quindi però è bello, insomma, essere coinvolti. Vediamo come si evolve la cosa, sì. Poi sì. E poi vedere, sì. E poi rientrerete, no? Magari mangerete, berrete qualcosa. Sì. O gli atleti, questo sì. Viva Sant'Anna, ovviamente. Sì, viva Sant'Anna. Sì. Prima abbiamo visto il corteo dei fucilieri e degli sbandieratori che hanno girato attorno alla chiesa, no? Parliamo con il presidente della Proloco. Intanto complimenti perché siete riusciti anche ad arginare la frana per Sant'Anna. Beh, i complimenti vanno fatti innanzitutto agli amministratori e alla comunità che ha premuto affinché tutto avvenga regolarmente. Sì. La manifestazione vera e propria comincia adesso, perché come vedete i primi lanci dei confetti accadranno attorno alla chiesa di San Vincenzo, l'antico cemeterio, è un punto sacro, quello della memoria, dove erano seppelliti nell'antico regime i morti di San Mango, quindi un punto caro alla memoria del paese, e si comincia da qui. Il sindaco e gli altri cavalieri faranno tre giri rituali attorno a questa chiesa e i lanci dei confetti saranno particolarmente fitti, vedrete che tutti si accalcheranno perché sono i primi confetti, e quindi così come gli ultimi saranno nella chiesa di Sant'Anna con i tre rituali giri davanti all'altare. Ovviamente spieghiamo il perché c'è tanta attesa per il lancio dei confetti, allora, soprattutto da parte delle donne. Perché Sant'Anna è la protettrice delle partorienti e delle donne che vogliono un figlio. Quindi il santuario di Sant'Anna e la cavalcata di Sant'Anna sono per tutto il circondario un appuntamento forte. I confetti raccolti soprattutto a terra e mangiati dalle donne che aspettano un bambino o che vogliono un bambino sono ritenuti miracolosi e portatori di fertilità. Intanto abbiamo visto il sindaco che guida i cavalieri, intanto inizia il giro attorno alla chiesa. Ma da dove parte questa storia? C'è un mito e una leggenda? Allora, mito e leggenda. Il mito è la fondazione appunto della chiesa, un cavaliere che non poteva avere figli e ha costruito la chiesa per voto. La storia vera è che nell'antico regime, nella chiesa di Sant'Anna giù, in questi giorni si teneva una grande fiera e il sindaco andava a prendere possesso della fiera, quindi la cavalcata rappresentava l'atto di possesso solenne della fiera da parte del sindaco. Ecco il sindaco che sta lanciando i confetti. Sì, ecco qui, comincia adesso i primi lanci. Come vedete sono confetti sciolti e bomboniere, le bomboniere sono più recenti, i confetti sciolti sono quelli più richiesti dal punto di vista miracolistico. Ah, ecco, c'è l'assalto tra l'altro, vedete, ai confetti. Come vedete, quindi c'è questa, e in chiesa giù a Sant'Anna ancora di più. Ovviamente, poi, sì, prego. No, lei che è uno storico che conosce benissimo questa festa, a quanto risale questo rito? Allora, all'antico regime, cioè almeno 500-600. È forse tra gli eventi dell'Irpinia quello che nei secoli è rimasto inalterato, che va ancora ulteriormente valorizzato. Per nulla, senza nulla togliere agli altri, si sono inventati pali, eccetera, ex novo. Questo è un rito che esiste da sempre. Tra l'altro, turisticamente può rappresentare anche un richiamo, un'attrazione importante per chi cerca comunque le tradizioni e eventi magari non proprio conosciuti. Allora, teniamo conto che questa manifestazione è fatta con 0 euro di enti pubblici, diversamente da tanti altri pali, eccetera. Ogni cavaliere per partecipare alla cavalcata spende almeno 2.000 euro, perché deve pagare il cavallo, i confetti, tutto a spese sue. Quindi, come dire, vanno apprezzati e incoraggiati, però un aiuto degli enti pubblici che devono comprendere quali sono le manifestazioni effettivamente radicate nel territorio non sarebbe male per
aiutare e incoraggiare i cavalieri che ogni anno fanno questo grande sacrificio. Grazie, sei stato gentilissimo, grazie per la tua collaborazione, così abbiamo conosciuto meglio la storia del rito della cavalcata di Sant'Anna. Ci avviciniamo di qualche metro alla chiesetta dove c'è stato il lancio dei confetti, abbiamo visto un vero e proprio assalto ai confetti. Signora, lei è riuscita a prendere qualcosa? Sì, guarda quanto. Ah, la bomboniera, bomboniera arancione, che bello. E intanto fioccano i confetti anche sulle nostre teste, va bene così, magari porta fertilità questo sì, rito, sì, vero? Sì, difatti, porta buon augurio. E quindi buona salute, sì, signora. Sì, speriamo. Speriamo bene. Anche i ciclisti sono riusciti a conquistare delle bomboniere, chiedo scusa, è riuscito, ho visto che ha messo dietro i pantaloncini, mamma mia quanto è bello, ha tanta salute e fertilità, sì. Magari vincerà anche il Giro d'Italia, magari, magari. Ok, seguiamo il sindaco che sta lanciando raffiche di confetti e bomboniere ai tanti presenti che ci sono stamane a San Mango sul Calore. Ovviamente qualche confetto è arrivato anche in testa al cameraman, alla telecamera, al microfono, quindi porterà fertilità sicuramente per Telenostra, è una benedizione che prendiamo ovviamente come benaugurante anche per il percorso di Telenostra e di Prima TV, insomma fertilità anche per quanto riguarda il gruppo D'Agostino. Vediamo se qualcun altro è riuscito a beccare qualcosa, qualche confetto, ci avviciniamo a loro, chiedo scusa, siete riusciti a beccare qualche sì, confetto, qualcuno. Qualche bomboniera, ma com'è bella la principessa qua, eh? La vedremo a cavallo prossimamente, sì, sì. Per la cavalcata di Sant'Anna? Sì. Come si chiama? Federica. Federica, ti piacciono i cavalli, i cavalieri? Sì. Ti piace questa festa? Sì. Quanti confetti hai preso, Federica? Oh, una montagna di confetti. Anche, e che cos'è questo? La borsetta. Ma lo sei davvero una principessa, Federica. La principessa di Sant'Anna. Grazie, grazie, auguri. La signora particolarmente fortunata ha fatto man bassa di bomboniere e confetti. Tanta salute, signora, tanta bontà e fertilità. Giusto, giusto. Eh? Lei addirittura ha portato una borsa piena di... Mamma mia, quanta bella cacciagione, insomma. Sì, sì, ci proviamo. Come si chiama? Chiara. Da dove viene Chiara? No, sono di qua. Ah, e quindi ogni anno segue, sì, da sì, vicino, sì, 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 questa festa. Sì, sì. Per lei è un particolare... La sentiamo nostra. Ha un particolare significato per lei, sa che è la protettrice delle, sì, delle, sì, donne parte... Sant'Anna. No, per adesso io amo solamente l'aspetto della tradizione, magari più là mi affeziono anche a quest'altro aspetto. Ok, auguri, eh. Grazie. Buona salute a tutti. Ecco Sabino, complimenti, siete venuti da Avellino con i cavalli che sono poi tra i protagonisti di questo evento. Buongiorno a tutti, sono venuto da Avellino per onorare Sant'Anna con i nostri cavallini, come vedete. Come si chiama? Mira, Mira. E l'altro? Wild. Niente, abbiamo accompagnato degli amici e siamo qua una giornata... Però insieme agli altri cavalieri. Sì, altri cavalieri che stanno facendo già la processione, però noi siamo qua. Che tipo di cavalli sono questi due? Questi qua sono cavalli americani, sono quarter, non sono della zona, vero? Ah, una rarità. Una rarità. Ma li ho visti particolarmente insieme, no? Nel senso di dire, sì, sono amici, è una coppia, sono amici, ah, sono amici per la pelle. Sì, 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 sì. Sono belli cavalli di battaglia. Sì. E lui il piccolino invece? Questo è mio figlio. Ah, e come si chiama? Luigi. Luigi. Nuovo Luigi. Cavaliere. Luigi. Luigi. Luigi, con la coppola per difenderti dal sole. Ti piace il cavallone qua? E penso proprio di sì, anche se tra le mani ha l'uomo ragno, non so che, però è meglio il cavallo. Sì, sì. Queste sono le bomboniere benedette di Sant'Anna. Esatto. Di vari colori, tra l'altro, non so se hanno un significato. Queste diciamo sono offerte dai cavalieri che partecipano alla cavalcata. Sì. Ognuno di loro offre per noi come comitato, offriamo diciamo
l'organizzazione, gli sbandieratori, e quello che serve per la manifestazione, e loro ci offrono queste bomboniere previa benedizione, queste sono benedette, e che la vigilia di Sant'Anna il prete in questo tempio, diciamo, fa procede alla benedizione, e noi adesso le distribuiamo ad offerta a tutto il popolo. Che ma ogni colore ha un significato diverso? No, non ha, sono fantasiose, diciamo, fantasiose. Anche un pizzico di fantasia nel mito e nella leggenda. Questo, perché questo comunque è folklore, è tradizione, è, diciamo, per noi è una festa, una delle più importanti, penso per la zona intera, perché questa manifestazione è, diciamo, è, penso che sia unica in queste zone. Questa è una foto storica perché ritrae lei sul cavallo. Sì. Che anno è questo? È prima del terremoto. Ah, certo, sono cambiate tante cose per San Marco. Difatti c'è ancora una pianta di fico vicino alle mura antiche. È una reliquia. Quanti anni aveva all'epoca? Allora meno di 30 anni. Ah. Allora, è cresciuto parecchio. Ma ripeterebbe di nuovo la cavalcata? Ma salirebbe, probabilmente lo rifarò. Ah, bravo, questo mi fa piacere. Come ti chiami? Manuel. Da dove vieni? A Gibalda. Ah, da Gibalda, quindi hai fatto un bel po' di chilometri per raggiungere Sant'Anna, no? Insomma, comunque sei arrivato bello sano e salvo, e sereno, no? È un po' di fiatone, c'è, a dire la verità. Quanti anni hai? 12. 12 anni. Senti, un giorno cavalcherai pure tu il cavallo per la festa, se ti capita, perché no, insomma. Intanto questo bouquet meraviglioso chi è? A chi è destinato? Sant'Anna. A Sant'Anna, eh? Bravo, 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 bravo. Sì, è il miracolo di Sant'Anna che lei comunque ha proprio visto con mano, perché suo figlio aveva ingoiato una chiave e poi questo è successo. È successo che 3 anni fa mio figlio aveva 6 anni, stava con la nonna a casa, il giorno del 26, il giorno di Sant'Anna, io stavo al lavoro, verso le 15:30 il bambino involontariamente si è ingoiato una chiave, circa 4 centimetri, si è ingoiato la chiave e non respirava più perché la chiave si era soffermata all'esofago. Il bambino ha abbracciato la nonna, ha detto alla nonna: nonna, aiutami, sto per morire. La nonna ha esclamato: Sant'Anna, aiutami. È arrivato mia madre ha sentito un freddo forte addosso, e la chiave è riuscita allo stomaco. È un miracolo di Sant'Anna. Sì, sì. E lei per questo ogni anno viene a pregare. Ogni anno io vengo a Sant'Anna. Nemmeno i medici sono riusciti a spiegarsi questo prodigio. L'ho portato all'ospedale Moscati ad Avellino e loro hanno detto così: la chiave senz'altro di queste grandezze sarà sceso dallo stomaco all'intestino, perché noi non riusciamo a vedere niente la chiave dove sta. Portatela a casa il bambino, tenendo sotto controllo. Abbiamo portato a casa il bambino. Dopo un tratto, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, si è sentito male il bambino di nuovo. Papà, non mi sento bene, papà, aiuto, mi sento bene. E la chiave l'ha vomitata, è uscita fuori la chiave. Una chiave grandissima. Spinta dalla mano di Sant'Anna. Spinta dalla mano di Sant'Anna. Sono andato un'altra volta all'ospedale, ho parlato con il dottor Milina, col primario della pediatria, e hanno detto così: noi non abbiamo fatto niente, è stata la mano del Signore, è stata la mano di Sant'Anna, che oggi è 26 Sant'Anna. Grazie. La fede che grazie, la fede è importante. Grazie, grazie. Grazie, grazie per tutti che hai raccontato questo episodio.
ha avuto un bel stratagemma. Grazie. Cappello volante con tante bomboniere, eh? Porta fortuna. Grazie. E buona salute. Grazie. Da dove viene lei? Dall'Inghilterra. Dall'Inghilterra? Sì. Appositamente per San Magno? No, sono in ferie, 2 mesi. Dica la verità, in Inghilterra non ci sono manifestazioni di questo tipo? Sì, ci sono, ma sono civile, è un servizio più religioso. In Inghilterra le fanno pure le feste, però le fanno in interno perché il tempo non troppo lo permette. Vabbè, insomma le porterà a Londra. Adesso. Ecco, i nipoti. I suoi nipoti, ecco. Grazie, il suo nome? Adesso arrivano giovedì, i miei nipoti arrivano qui. In inglese buona fortuna, buona speranza. Grazie. No, come si dice in inglese? Good luck. Good luck. Uno stratagemma, l'ombrello, fammi vedere un attimo quanti ne hai presi. Insomma, può per ripararsi da sole, ma anche per prendere qualche confetto in più. No, per ripararsi. Ah, per ripararsi da sole, intanto arrivano ancora raffiche di confetti benedetti. Mattia l'ho preso, guarda. Signora ha preso un confetto? Sì, tanti. Oh, ma il piccolino ne ha presi tantissimi. Allora buona fortuna a tutta la famiglia. Grazie. Da dove venite voi? Gesualdo. Ah, da Gesualdo, quindi vicinissimi. Come ti chiami? Mattia. Hai visto quanti cavalli, Mattia? Ma ti piacciono i cavalli? Sì. Hai visto, fanno i giri e lanciano i confetti? È una bella festa, ti piace? Sì. E dopo dove andiamo? Dove andate? A mangiare? A mangiare, a fare il picnic. A fare il picnic. Ah, e che ti mangi? Tutti i confetti? Che... No. Abbiamo tanta roba, ma già abbiamo portato. E dove andate a fare il picnic? Il bosco di Montemarano. Ah, è bella, signor Montemarano, vino, tarantella. Tutto, sì. È una giornata. Una bella giornata. Una giornata irpina, sì. Santa,